E questa è la premiazione ufficiale. Il Palio di Rione 2022, intitolato a Carlo Cappellini, consegnato al Rione della Pantera. Grazie, 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 viva lo sport! La Pantera ha vinto il Palio dei Rioni di Quarrata. 8 i rioni che hanno partecipato: Drago, Giraffa, Istrice, Leone, Lupa, Orso, Puma e Pantera. Le sfide sono iniziate a luglio con la prova mountain bike vinta dalla Pantera, dimostrando fin da subito la forza del gruppo. Poi il calcio esordienti con la bella vittoria dei bambini del Puma. Nel calcio adulti è ancora la Pantera che vince. Nella maratonina cittadina ha vinto invece il Rione del Drago. A settembre l'ultima gara, la prova di ciclismo su strada, con un risultato eccellente della Pantera che con quest'ultima vittoria si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il Palio. È per il secondo anno consecutivo che vinciamo il Palio. Nelle più grandi manifestazioni abbiamo eccelso anche quest'anno nel calcio, mountain bike, ciclismo, siamo arrivati bene nella corsa a piedi, nel basket, quindi tutto quello che è stato il Palio dei Rioni a punteggio, noi siamo arrivati nelle prime posizioni. Siamo arrivati bene anche nel calcio giovanile e questo ci ha permesso di vincere per la seconda volta consecutiva, discapito degli altri rioni, il Palio finale. E un altro anno si rivince. Durante la serata è stata consegnata a Marta Cappellini, da parte dell'amministrazione comunale e del comitato del Palio, una targa alla memoria del padre, Ruben Cappellini, uno degli storici organizzatori della competizione.